Il discorso dei gruppi associativi e dell'approccio ai nuovi arrivati in magistratura è molto differente, nel senso che io per curiosità ho provato a diciamo tutti gli approcci, proprio perché quando si arriva in una sede come specie quella diciamo di Reggio, ognuno cerca di metterti in una casella, di inquadrarti e di poi rivendicare l'appartenenza al gruppo. Si fa con diciamo, un proselitismo iniziale che prevede un ingresso diciamo, nella società, nel gruppo di appartenenza con una cena dove ognuno fa il proprio discorso. Questo è successo con MI, è successo con Unicos, non è successo con MD, perché MD è l'unica che in realtà non ha coinvolto nessuno appena arrivati, nel senso che è stata una cosa spontanea. Però io per curiosità dico sono andato in tutti diciamo, gli eventi promossi dagli altri gruppi. E la cosa che mi ha fatto più specie e poi mi ha fatto scegliere MD è proprio il fatto che non mi abbiano in alcun modo contattato. Magistratura Democratica, 60 anni di elaborazione. Quindi andare a rappresentare MD da qualunque parte, hai dietro un bagaglio che non ti fa partire da zero su nulla, no? È anche un onere, oltre che grande vantaggio e un grande onere, perché certo è un bagaglio culturale che di sicuro ti fa almeno sapere che cosa non devi fare, anche se non sempre ti può dire nel concreto delle singole scelte cosa devi fare, ma certamente cosa non devi fare, perché è un bagaglio di valori che naturalmente attingono alla Costituzione, partono da lì, ma che vanno oltre, insomma, sono pratica, sono lavoro collettivo, veramente pluridecennale. È come attingere a uno scrigno dove tu apri e c'hai dentro un tesoro. Come dire, l'impegno collettivo rispetto diciamo, all'impegno individuale, ovviamente parlare di impegno collettivo è fondamentale per Magistratura Democratica, ma in genere per la magistratura tutta, perché io penso che il nostro lavoro possa avere un'efficacia e un'effettività soltanto se riusciamo a lavorare sinergicamente. Andiamo là e vi portiamo tutto. Una sola unica ragione. Ho cambiato molto idea sulla NN, la vedevo con molto distacco, invece forse perché un po' mi sono abbollito con l'età, la guardo con molta più attenzione e non voglio dire con più impegno perché MD è sempre nel mio cuore, resto io sono nato nel 64, un motivo ci sarà. I tempi moderni mettono il giudice di fronte a delle difficoltà e delle scelte assolutamente impreviste, anche imprevedibili fino a poco tempo fa. E sono scelte che il giudice deve necessariamente assumere, perché il non liquet non è un'opzione per il giudice. Quello che il decisore politico può esimersi dal fare, cioè non prendere una decisione, come in realtà in effetti in molti casi di recente ha fatto sui temi posti da questioni nuove, il fine vita, la stessa tutela delle persone non binarie. Questo il giudice non può farlo, si trova a affrontare delle decisioni necessarie e l'obbligo, che è un obbligo non morale, non etico, non derivante dalle sue opzioni valoriali, l'obbligo giuridico che ha è quello di affrontare la complessità del reale attraverso il ricorso all'insieme ramificato delle tutele che gli forniscono strumenti potenti di difesa dei diritti delle persone, ma che deve compiutamente conoscere. E da questo punto di vista, secondo me, la nostra responsabilità come organizzazioni magistrati, come singoli magistrati, è quella di una formazione permanente e aperta anche a saperi extragiuridici. Sì, sono d'accordissimo, anche perché l'altro rischio che io vedo, oltre al non liquet di cui parlavi, è il rischio di una decisione formale di quelle questioni, una decisione per cui si prende atto che esistono questi diritti ricollegabili più o meno alla questione di genere, si prende atto che alcune fonti sovranazionali iniziano a parlarne e a riconoscere, però non ci si pone il problema di come declinarli nella complessità delle decisioni del caso concreto. E questo può portare a delle decisioni formali, ma ad una inattuazione e disapplicazione reale di quei diritti nella vita delle persone. È questo che rende centrale l'obbligo formativo, perché la questione di genere è una questione che ci apre al principio di complessità come a un nuovo principio di interpretazione, soprattutto delle cause e delle vite, delle storie delle persone che implicano
il riconoscimento di questa super diversità. Ognuno di noi è diverso per tantissime ragioni, per quanto riguarda la lingua, la religione, l'origine etnica, e se c'è anche una questione che attiene al genere, all'orientamento sessuale o al sesso, tutte queste dimensioni possono interagire l'una con l'altra, che significa che una discriminazione su quella persona, si parla di discriminazione intersezionale, perché va a colpire in maniera correlata tutti questi aspetti, e l'evento, il colpo alla vita delle persone rischia di essere veramente fatale. Il giudice deve avere gli strumenti per entrare in questa complessità in maniera sostanziale e non formale, perché si tratta degli aspetti fondamentali. Montesquieu diceva che quello del giudice è un mestiere terribile, no? Orribile, chiamavo. E questa definizione va un attimo coniugata, no? Con quello che sta accadendo nella giurisdizione, non solo italiana, negli ultimi decenni, per tutta una serie di motivi. La pluralità delle fonti, no? Non solo le leggi nazionali, ma anche la legislazione sovranazionale, la dimensione sovranazionale della normazione, l'emersione, la fatica della politica a star dietro, diciamo così, a far sintesi, a rappresentare anche in molti casi l'emersione di nuovi diritti. La politica, soprattutto da noi, a volte sembra, pare, lo è, paralizzata, pensiamo al fine vita, no? Una legge che si aspetta da anni. Tutto questo ha fatto sì che da alcuni decenni la giurisdizione, i giudici, siano diventati essi stessi fonti, no? Tra le fonti del diritto. E questo pone un problema di legittimazione democratica, no? Di questo potere, e di come questo potere si coniughi col principio di legalità, che è la base poi delle democrazie occidentali, che, rispetto al quale vi è una legittimazione popolare in qualche modo, no? Al legislatore che promulga le leggi. E la dimensione qui viene fuori, la dimensione collettiva, no? Il giudice è isolato in questo contesto di potere e di posizione istituzionale molto diversa dal passato, è una figura estremamente pericolosa. È solo invece una dimensione collettiva, riflessiva, su quello che è la giurisdizione oggi, sulle cadute che ha, no? nella società, il ricorso appunto a criteri di trasparenza, di chiarezza, di accettazione della critica, no? Collettiva, sociale, del popolo in cui viene amministrata la giustizia. Solo questo può costituire un correttivo a quello che è un fenomeno che vediamo non solo in Italia, del giudice stella, no? Del magistrato star, no? Che si fa da solo vendicatore, no? Crociato, no? In nome appunto di legalità che egli solo comprende, sviluppa e porta avanti. Dobbiamo stare attenti, insomma, al giudice neghittoso da una parte, chiuso nel suo studio a scrivere sentenze e a far numeri, e anche del giudice stella invece, che è la versione opposta, diciamo così, dell'individualismo. Il nostro è un discorso diverso. Quello di cui parlerò le insegniamo agli studenti di fisica degli ultimi anni di università. Ora voi pensate che io riuscirò a spiegarle in modo da farvele capire una conferenza? Ebbene no, non le capirete. Perché allora farvi perdere del tempo? Perché tenervi qui seduti se non sarete in grado di capire ciò che dirò? Per convincervi a non andar via solo perché questa conferenza vi risulterà incomprensibile, vi dirò che anche i miei studenti di fisica non capiscono queste cose, e non le capiscono perché non le capisco nemmeno io. Il fatto è che non le capisce nessuno. Noi abbiamo sempre un faro che è la Costituzione, nel senso che in questa scelta chiaramente si dovrebbe privilegiare quantomeno l'interpretazione maggiormente conforme alla Costituzione, che è tutto sommato un testo semplice, anche di poche parole, però estremamente incisivo. E poi è chiaro che nella scelta dell'interpretazione uno si porta poi dietro anche quello che è, quello che pensa, quello che sente, anche perché sennò basterebbe un computer per fare i processi. E poi c'è un capire emotivo che è un po' un cogliere anche tutti quei risvolti del processo che non fanno parte della norma, che sono fuori e che però in qualche maniera incidono sull'andamento del processo, e in qualche modo gestirli anche i propri. Innanzitutto voglio che sia
nuovamente ribadito il mio profondo ringraziamento anche senz'altro a nome della collega Tiziana Di Mauro per la grande solidarietà di cui siamo stati circondati, soprattutto grazie alla fattiva collaborazione della sezione di MD distrettuale di Catanzaro e di chi storicamente ne rappresenta l'anima pulsante, cioè il consigliere Emilio, che credo sia lì con voi e che ancora una volta riceve in questa sede i miei ringraziamenti per essersi speso non soltanto associativamente, permettetemi di dire anche affettuosamente, al fine di evitare, soprattutto in quegli iniziali frangenti di, credo, immancabile profondo smarrimento, un senso di grande frustrazione e isolamento che forse lambiscono più che mai persone come me e la collega che in magistratura esercitano le proprie funzioni sostanzialmente da pochi anni e non si aspettavano francamente di essere, diciamo, destinatari di lettere così amorose esercitando la funzione giurisdizionale in un settore apparentemente, ma solo all'occhio disattento, apparentemente meno problematico come quello del lavoro e della previdenza. Si tratta di che cosa? Si tratta di dare un contenuto di sostanza a una linea di azione politica nelle sue linee generali che da questo punto di vista sosterrà il rappresentante che poi da par suo agirà sempre in piena e totale indipendenza e senza alcun vincolo di mandato. Questo è chiaro ed evidente ed è anche null'altro questo che non la concretizzazione dell'idea di rappresentanza politica che d'altra parte è una risposta forte a quella che è la crisi la crisi che ha investito tutti gli organi intermedi, non da ultimi anche i gruppi associativi. E dunque la partecipazione non deve esaurirsi soltanto al momento elettorale, ma un gruppo, un corrente, non è un termine dispregiativo assolutamente, deve vivere non soltanto nei momenti elettorali, ma ancor di più nei momenti in cui nei luoghi deputati a questo, di confronto anche trasparente e aperto, i singoli danno il loro costante contributo all'elaborazione di sostanze e di contenuto politico. Questo è un'idea che può essere un antidoto, una risposta a quelle gravi carenze cui abbiamo assistito e assistiamo tuttora nel panorama associativo interno. Io non sono mai riuscito a dire la verità e continuo a non riuscire a distinguere fra individuale e collettivo. Per me è sempre esistito l'individuale che è espresso dal collettivo, altrimenti resta sinceramente ben poco dell'individuo. Ragiona meglio, da soli si inseguono, come dire, fantasmi personali, obiettivi personali, nemici personali. Questo perché abbiamo sempre bisogno di sguardi aperti e prospettive diverse dalle nostre. Siamo un gruppo che ha una precisa identità, ma non fa di questa identità un fondamentalismo, un settarismo, ne fa invece una prospettiva aperta alla critica, al confronto, al contributo che viene dall'esterno, perché non ci accontentiamo di fare pura tattica e strategia. Noi siamo un gruppo che crede nella politica giudiziaria, crede nella politica e vogliamo fare politica. Politica però con la P maiuscola, non la politica delle appartenenze e dell'accaparramento del potere, ma una politica del confronto. E posso dire che queste giornate hanno avuto successo e i contenuti sono emersi in maniera chiara. È stato un momento molto costruttivo.